Anche Borgo Satollo non è stato risparmiato dal violento nubifragio che questa mattina, poco prima delle 8, ha colpito il nord Italia, in particolare le province di Brescia, Bergamo e Milano. Le centraline della città hanno registrato raffiche di vento fino a 114 km/h e secondo le stesse in poche decine di minuti sono caduti quasi 70 mm di pioggia. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alle cose sono ingenti. Alberi caduti, cartelli stradali divelti e pali stradali sradicati. In alcune zone del paese, in particolare nella zona nord delle Gerole, si sono verificati anche dei blackout elettrici e la mancanza della linea telefonica, problemi risolti dalle aziende competenti nel corso della mattinata. Alcuni danni sono stati effettuati anche alla copertura del centro sportivo, e quindi poi faremo dei sopraluoghi per valutare esattamente qual è l'entità del danno e quindi adesso stiamo facendo insieme alla Polizia Locale e a tutti gli uffici una ricognizione diciamo, di tutte le problematiche che ci sono sul territorio. Molte segnalazioni le abbiamo avute anche in, in comune, che quindi poi le stiamo raccogliendo, catalogando in modo poi da intervenire nelle prossime ore su tutti i casi e soprattutto quelli di pericolo. Fin da subito si è attivata la rete comunale che con Protezione Civile, Operai e Polizia Locale ha gestito l'emergenza e iniziato i lavori di ripristino dei danni.